ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale se siete nuovi. Io sono Emanuela e oggi andiamo a provare insieme per la prima volta alcuni prodotti che ho comprato su Amazon. Su Amazon acquisto spesso prodotti di make-up, mi arrivano sempre subitissimo perché avendo Prime in 2 giorni sono a casa mia. Non mi sono mai arrivati rotti o comunque non ho mai avuto problemi, quindi è un sito su cui compro sempre volentieri e su cui spesso trovo varie offerte e quindi alla fine conviene per alcuni prodotti comprare proprio lì. Questo è il bottino, ci sono diversi prodotti, diversi brand, ora andiamo a vederli tutti nel dettaglio. Questo che vedete è il look che ho realizzato, un look diciamo che va verso l'autunno, se non fosse per l'azzurro, ma il colore del rossetto, il marrone che ho utilizzato, comunque dei colori un pochino più caldi, inusuali per me, smorzati proprio dall'azzurro per contrasto, anche se insomma, qui da me ci sono 10.000 gradi all'ombra ancora, sembra che l'estate debba arrivare e che non stia invece finendo. Comunque vi lascio al look e ci vediamo alla fine per tirare un pochino le somme. Partiamo finendo la base. E il primo prodotto che vi faccio vedere è un prodotto in crema. Non è un prodotto nuovo perché l'ho visto e stravisto. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Al contrario. Allora, è un prodotto di V7, di cui credo di non avere nulla, si chiama Bronze Chic Universal Bronzing Balm. Allora, questo dovrebbe essere, a quanto ho capito, il dupe quasi perfetto del prodotto di Chanel, quello in crema, Chanel Beige, che esisteva in una sola colorazione e adesso, se non sbaglio, esiste in 3 colorazioni. Comunque, andiamo a provare questo. I prodotti dove c'è scritto colore universale mi lasciano sempre un pochino interdetta perché non c'è un colore universale, come non c'era di Chanel, chiaramente. Quindi apriamo questo prodotto che si presenta intatto perché non ho provato nulla ancora e voglio provarlo da un lato col pennello e dall'altro con la spugnetta e vedere qual è l'effetto che mi piace di più. Come potete vedere, non so se vada bene per il mio incarnato che ora ha un po' di abbronzatura. Chiaramente è bello chiaro. Vediamo se almeno è modulabile. Ha un buon profumo, ma chiaramente quasi non si vede. Quindi questi prodotti universalmente giusti per tutti, poi alla fine non lo sono. Vado a prenderlo con la spugnetta. Devo dire che mi sembra bello in entrambi i modi, vado a ripassare giusto un po' qua, ma spugnetta o pennello vanno benissimo, c'è un prodotto che si stende facilmente, non fa macchia, è uniforme, è troppo chiaro per poterlo vedere, però vabbè, magari questo inverno riproverò meglio. Comunque è un prodotto carino, se avete la pelle più chiara della mia o se non siete abbronzate presumo che vada bene. Allora, il prossimo prodotto in crema è questo di Tintark Cosmetics, Chubby Blush nella colorazione 03 Peach, pack davvero carino. Ho sentito parlare in un video di una ragazza straniera di questo brand, l'ho cercato su Amazon, ho visto che ha diverse cose carine, non ci sono tantissimi prodotti, però insomma ho voluto provare qualcosa. Di peach, a vederlo così, sembra che abbia poco, sembra più un arancio bello carico, cosa che mi fa piacere, che sia più aranciato che pescato.
e lo vado a provare con la spugnetta. Andiamo qua. Vado a prelevare direttamente dallo stick e vediamo quanto è pigmentato. Cioè, guardando il colore, ne metto un po' di più. Pensavo più pigmentazione, ma invece è uno di quegli stick che potete modulare, ma rimane sempre un pochino sheer, che non è una cosa negativa. Ok, quindi questo è il risultato, molto, insomma, naturale. Dà un effetto, insomma, luminoso alla pelle, anche perché non ho settato nulla con la cipria, che ora vado a mettere perché non ho ciprie nuove, e dopo passiamo agli altri prodotti nuovi. Cipria messa, come potete vedere, ne avevo proprio bisogno, anche perché fa caldissimo. Andiamo a provare il bronzer di Physician Formula, un altro prodotto che non è proprio appena uscito, ma che ho voluto acquistare perché il butter bronzer, quello classico, mi piace tantissimo, e volevo provare questo. La confezione bucata per vedere il prodotto. Questo si presenta in questa colorazione rosa molto chiaro e ci sono dei chicchi di caffè intorno perché è butter coffee. Quindi dovrebbe, al solito ha quella sorta, se riesco ad aprirlo, di pennellino sotto. Ah, questa volta è un pennello normale con le setole, non è una spatolina, ma non lo andiamo a provare. Mentre invece proviamo questo bronzer che dovrebbe essere leggermente luminoso, almeno anche a vederlo così si vede che ha delle microparticelle luminose. Quindi vado a fare un mix perché c'è in rilievo questo disegno più chiaro. E spero che almeno questo funzioni. Altrimenti ci aggiorneremo quest'inverno con tutti questi prodotti chiari che sto comprando. Bravissima. Allora, è leggermente modulabile, poi la colorazione latte mi avrebbe dovuto far capire tante cose, ma ultimamente non sono molto attenta a queste piccolezze. Comunque, si vede e non si vede. Diciamo che per l'inverno, secondo me, è una colorazione più giusta. Quello classico che ho io si vede di più adesso. Però il prodotto è profumatissimo, cioè un profumo buono di caffè, setoso, non ha particelle che poi si vedono sulla pelle, cioè lascia un effetto leggermente satinato, non è un bronzer opaco, però l'effetto è bello perché vedete dà una luminosità naturale alla pelle. Quindi il prodotto in sé mi piace, la colorazione viene rimandata a, non so, ottobre, novembre, dicembre. Più o meno quando tutta l'abbronzatura andrà via. Sempre di Tintac ho preso con lo stesso pack dello stick un highlighter cream. Io ho settato la base, ma volontariamente e coscientemente perché volevo provarlo su una base settata, ed è lo 01 Sunset, che vediamo se riesco ad aprirlo. Ok, che ha questo pack davvero carino, all'interno è così e dovrebbe essere un illuminante, però sulla mia pelle probabilmente farà un po' l'effetto illuminante barra blush o comunque topping per il blush perché è aranciato un pochino. Cioè è un dorato un po' caldo aranciato, non so se mi sono spiegata bene.
si chiama Sunset, abbiamo detto 01 Sunset. Come lo vado a mettere con le dita? Mi ricorda un po' gli illuminanti di Ofra. Sì, ecco, per me è un topper per il blush arancione, bellissimo. Cioè, questo davvero top. Quindi prenderei un pennello a questo punto. Sì, proviamo con un pennello. Perché cioè è cremoso, ma quel cremoso effetto cream to powder, pieno di micro glitter, quindi se non vi piace non ve lo consiglio, perché si vedono. Penso che forse riusciate a vederli. Il colore è bellissimo. Sì, davvero un ottimo acquisto questo. E la formulazione anche molto bella, completamente asciutto, non ho nulla di appiccicaticcio, no, tutta la base è perfettamente asciutta, quindi potete tranquillamente metterlo come l'ho messo io, e volontariamente l'ho provato così, a base finita. L'ultimo prodotto per la base è sempre di Physician Formula, è un illuminante vero e proprio, perché come vedete è chiaro, si chiama Diamond Dust, ed è un illuminante che avrei voluto provare da tantissimo tempo, è in questa bellissima confezione, è totalmente trasparente. Se riesco ad aprirlo anche meglio, ok, ed è leggermente olografico, quindi ha questo pattern in rilievo, vediamo se riesco a farvelo vedere, quindi ha una base semi trasparente con tutti questi micro glitter un po' rosati, un po' argento, un po' dorati. Promette bene. Non vado a bagnare la pelle perché mi sembra molto luminoso già di suo, e lo vado a mettere nella parte alta dello zigomo per andare a rafforzare la luminosità data già dal blush barra illuminante che ho messo prima. In teoria sia questo prodotto che questo non sono per tutti, perché vi devono piacere i micro glitter all'interno. A me piacciono, sinceramente mi piacciono molto, anche perché sono micro glitter, quindi danno un bellissimo effetto specchio. Peccato che in video non renda così tanto, ma alla luce solare si vedono tutti questi riflessi, dati soprattutto da questo, perché ha diversi colori all'interno. Quindi passiamo agli occhi, però prima metto il primer e vi faccio vedere la palette che ho comprato. Allora, ho trovato la palette di NYX, una delle nuove uscite, se non sbaglio sono 4 o 3 o 4, comunque c'è questa dai toni blu, marroncini e qualcuno leggermente rosato, poi ce n'è una tutta colorata che spero di acquistare perché volevo quella ma non era disponibile. Una un po' natalizia con dei rossi e dei verdi, e una, ecco sono 4, e una tutta sui colori naturali. Ho deciso di comprare questa perché l'abbinamento di questi colori mi piace sempre molto. La vado ad aprire con voi perché, come vi dicevo prima, non ho toccato nessuno di questi prodotti. Sapete che NYX è un brand che mi piace, sia per i prodotti per la base, ma anche per ciò che riguarda i prodotti occhi come le palette. Le colorazioni sono queste, è un buon mix di matte e di colori luminosi, che mi sembrano belli luminosi, e oggi voglio andare a mixare i colori più naturali, quindi questi marroni con gli azzurri e il blu.
Vediamo, perché non avendola provata non saprei, non so quanto scrivono, come scrivono, insomma, vediamo un po'. Vorrei anche realizzare un look quasi totalmente matte, perché questi matte mi ispirano un po', ma direi di iniziare. Inizio con questo colore chiaro che vado a utilizzare un po' come transizione, però solo nella parte più esterna dell'occhio. Vediamo la pigmentazione, ecco qua, perfetto, già mi piace, perché è una transizione che comunque si vede sulla mia pelle. Vedete, mi fermo qui a metà, non vado oltre, perché poi voglio usare un altro colore matte. Con un pennello più piccolo, sempre da sfumatura, vado a prendere il colore a fianco, questo marrone un po' più scuro. Anche è scuro, cioè la differenza c'è e si vede, per fortuna. Come vedete, il colore scuro fa la differenza, l'ho messo anche nella rima inferiore, chiaramente fino a metà come ho fatto sopra, e con un pennellino da sfumatura però più piatto, insomma, vado a prendere, vediamo, uno di questi due colori vorrei mettere, non so quale dei due, li provo un attimo sulla mano, che sono questo e questo qua, non so se si vedono bene, comunque direi questo, su cui è disegnato un cuoricino. Vado a prendere questo e lo metto su tutta la palpebra mobile che ho lasciato vuota, sfumando leggermente nella piega. Come vedete, l'azzurro è bello coprente, si è sfumato facilmente, l'ho messo anche nella rima inferiore, quindi ho ripreso ciò che ho fatto sopra anche sotto, e vado, perché voglio provarlo, questo bianco, vado a mettere questo bianco, questo è luminoso e questo è opaco, è un bianco latte, sfarino un po' prendendolo, vediamo se è bello illuminante come piace a me. Beh, direi che si vede, l'azzurro l'ha coperto benissimo. Molto bello. Quindi quello che vado a fare adesso, perché voglio assolutamente provarlo, è prendere questo colore che a vederlo così dovrebbe essere un duochrome, perché ha delle sfumature, almeno quello che vedo io, tra l'azzurro e il viola. Lo vado a prendere direttamente col dito e lo vado a mettere nella parte dove si unisce il marrone all'azzurro. Infatti non ho fatto molta attenzione a sfumare i due colori, perché comunque volevo aggiungere questo, quindi do un tocco di luminosità solo in questa zona. Con un pennellino piccolo vado a prendere un altro po' di marrone, di quello più scuro, e vado a ridefinire l'angolo esterno, ma giusto un po'. Non ho usato tantissimi colori, ma ho usato quelli che volevo proprio provare, perché mi chiamavano. Ci sono tantissimi colori molto belli, almeno a vederli così, tipo questo che è un azzurro grigio, questo che è più platino. Magari fatemi sapere se volete rivederlo in qualche altro look, perché è una palette davvero carina e, come vedete, facile da usare. I colori sono sfumati bene, quindi non mi hanno dato nessun tipo di problema. Finisco gli occhi e passiamo ai prodotti, al prodotto per le labbra.
Ho messo, come vedete, una matita per le labbra, ma penso che sia il colore giusto, peraltro. È una matita di Astra, comunque in descrizione trovate tutti i prodotti, perché voglio provare questo prodotto di L'Oreal. L'ho visto dappertutto, praticamente. Si chiama Matte Resistance ed è nella colorazione 115, che è una colorazione, come vedete, molto calda, autunnale. Ancora è chiuso, quindi lo apro con voi perché voglio provare questo prodotto. Nonostante io non sia amante delle tinte labbra, dei rossetti secchi, perché tutti quanti ne parlano come un prodotto confortevole, quindi una tinta labbra confortevole. E siccome di L'Oreal io uso questo prodotto, quindi questo rossetto liquido, che è davvero confortevole, ed è l'unico che uso, anche se tra tutti i rossetti liquidi è quello che probabilmente poco assomiglia a un rossetto liquido, nel senso che veramente lascia un velo sulle labbra e non dura comunque tutto il giorno, o non resiste alle cose, ai cibi oleosi, insomma, va ripassato durante la giornata, però è l'unico che mi piace perché non mi secca le labbra. Ho deciso di provare anche questo. Questa colorazione fa molto autunno e quindi per questo l'ho comprata. Ci sono tante colorazioni, ci sono dei rossi bellissimi, insomma, potete un po' provare e trovare il colore che vi piace. Allora, ha un odore buonissimo, davvero piacevole. Per ora è veramente un velo, mi dà proprio la sensazione di quando metto questo prodotto. Vediamo appena si asciugherà che sensazione mi darà alle labbra e nel corso della giornata che effetto poi farà, cioè se si seccherà troppo, se mi lascerà le labbra secche, se mi farà le crosticine. Comunque vi scrivo tutto perché non riesco a farvi un aggiornamento diversamente. Comunque questo è il look finito, tolgo le pinzette, quindi questo è il look. Nell'insieme il look è molto bello, anche se come bronzer ho toppato un pochino. Chiaramente, essendo primissime impressioni, non vi posso dare dei giudizi proprio definitivi, però così a naso vi dico che il bronzer ha una bella formula, però non è per tutti perché è una sola colorazione, quindi come avete visto per me è chiaro, e quindi non mi sento di consigliarvelo perché non è inclusivo con le colorazioni e comunque non riesco a darvi un giudizio molto veritiero, proprio perché si vede o non si vede sulla mia pelle, quindi magari ne riparleremo se vi interessa più in là. Prodotti che mi sono piaciuti, praticamente tutti gli altri. Tintark, un brand rivenduto su Amazon che tendenzialmente mi potrebbe piacere. Sono due prodotti molto carini, questo me l'aspettavo leggermente più pigmentato, però non è, ripeto, una cosa negativa, perché si può modulare, anche se non arriverete mai a un blush, all'effetto di un blush alla Rare Beauty, ecco. Quindi con questo sicuramente non rischiate di sbagliare, perché potete fare una bella passata, ma poi una volta sfumato darà comunque quell'effetto leggermente trasparentino. In ogni caso, ripassando poi con un blush al di sopra potrebbe essere una buona base. Questo lo ricomprerei? Forse no, perché mi piacciono i blush leggermente più pigmentati. Comunque è un buon prodotto se vi piace il genere.
Diversamente da questo, invece, che vi straconsiglio se vi piace l'effetto glitterato di blush, diciamo, perché questa colorazione per me non è un illuminante, ma è una sorta di ibrido, perché è aranciata e come illuminante, nonostante sia abbronzata, è scura. Quindi è più un blush, ma perfetto, insomma, perché questi prodotti un po' ibridi vi danno la possibilità di mettere un unico prodotto steso per bene e via. Comunque, tonalità davvero belle. Io vi sto facendo vedere il pack invece del prodotto, ma il prodotto, insomma, mi è piaciuto molto anche nel pack primario. Insomma, come vedete, la colorazione davvero bellissima. Ecco, forse così si vede meglio. Quindi di questo prodotto sono molto contenta e se mi capita non mi dispiacerebbe comprare altre colorazioni. E passando al bronzer e all'illuminante di Physician Formula, sicuramente l'illuminante è la cosa che mi è piaciuta di più, ma semplicemente perché questo bronzer è chiaro, cioè il bronzer proprio non li ho presi giusti, quindi essendo chiaro si vede e non si vede, però mi sembra la formula di Physician Formula, quindi una formula setosa, una formula che non dà l'effetto di piattume sul viso, perché dà questa leggera satinatura molto bella. Peccato per il colore, però se avete la pelle più chiara della mia o comunque d'inverno, per me andrà benissimo, quindi conto di utilizzarlo tranquillamente. Vi dicevo che questo invece è il prodotto che mi è piaciuto di più tra i due, semplicemente perché mi piace la colorazione, mi piace anche la formula. Quando l'ho comprato non avevo visto che avesse queste sfaccettature, non a livello di pattern ma proprio di colorazione, e sono rimasta quindi molto più contenta dal vivo che a vederlo sul sito, perché vi garantisco che fa un bellissimo effetto. È chiaro che anche con questo prodotto vi deve piacere il genere, perché i glitter ci sono e si vedono. Un prodotto davvero bello è anche questo, cioè la palette di NYX, ma NYX ultimamente soprattutto sta facendo dei bellissimi prodotti. Sapete che, come vi dicevo, è un brand che mi piace e che vi consiglio tranquillamente. Peraltro queste palette le trovate un pochino in sconto sia su Amazon, su Pink Panda, dove vorrei comprare quella colorata, se adesso è disponibile, ma conto di comprarla. Quindi avete un buon prodotto con 16 colori in diverse colorazioni. La mia è la Vintage Jean Baby. Le altre non mi ricordo come si chiamano sinceramente, però ecco, avete diverse scelte e comunque dei validi ombretti, quindi è un prodotto che mi sento di consigliarvi, soprattutto se vi piacciono le colorazioni. E anche perché l'ho comprata, perché questa palette di BH Cosmetics, la Blueberry Muffin, che mi piace tantissimo, non è sempre trovabile, anche perché non è una palette molto recente. Quindi, insomma, guardandola un po' da vicino, mi ha ricordato molto, ecco, la metto così, vediamo se riesco, mi ha ricordato molto. Qua c'è il pack argentato, quindi non si vede molto bene, però ci sono i marroni, ci sono i blu, insomma ci sono diversi colori molto simili. Quindi il look che ho creato oggi con questa potreste tranquillamente crearlo con questa palette, per esempio, se ce l'avete. Ma se non ce l'avete e non la trovate, però vi piace e la vorreste avere, potete tranquillamente acquistare questa, perché davvero ci sono delle colorazioni molto molto simili, il senso della palette è molto simile. Quindi insomma, oltre ad essere una valida palette, è una bella palette molto simile a quella che potete comprare per sostituire quella di BH. L'ultimo prodotto che vi ho fatto vedere è la tinta, insomma, di L'Oreal,
da quando l'ho messa ad ora è passata circa una mezz'oretta perché ho fatto altro, ma proprio perché volevo vedere l'effetto sulle labbra. Allora, l'effetto sulle labbra è davvero confortevole. Come vedete non lascia traccia, quindi è no transfer, come dicono. Vediamo nel corso della giornata come si comporterà, però insomma il punto di partenza è molto positivo, quindi potrebbe piacermi quanto mi piace questo prodotto sempre di L'Oréal. Abbiamo parlato di tutti i prodotti, spero che il look vi sia piaciuto. Sono tutti i prodotti, vi ricordo, che trovate su Amazon, dove a volte si trovano davvero delle chicche o comunque si trovano tanti prodotti scontati. Perciò spero che il video vi sia stato anche utile. Noi ci vediamo al prossimo video e lasciatemi nei commenti tutto ciò che vi passa per la testa. Ciao!